Bella l'intro così, Ratatouille. Cibo, cibo, meraviglioso cibo. L'ho già sentita la voce, dov'è che l'ho già sentita? Ah, hi people of YouTube, welcome to a new episode of Ratatouille. Però ti prego, per favore, sto facendo l'intro. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Ho deciso di portare questo gioco passando dalla DreamWorks, tornando sulla Disney, perché un po', diciamo, abbiamo spinto molto i giochi della DreamWorks. Ho detto, andiamo dall'altra parte. Ma soprattutto questo gioco è uno dei pochi giochi Disney presenti sul PS Now. Infatti lo stiamo giocando su PS4. E allora iniziamo una nuova partita. Crea nuovo salvataggio. Ecco fatto. Abbiamo la storia, i minigiochi, le opzioni, i trucchi e i bonus. Vediamo i bonus. Due video speciali. Bonus di Wall-E. Ah, che bellino tutte queste cose qua. Queste sono quelle cose che ti fanno apprezzare un sacco questi tipi di giochi. Tutti questi bonus extra. Adesso non so se sono roba da livelli questi a questo punto. Minchia, quanti sono? Però queste cose qua una volta ti facevano veramente apprezzare il giocare a un gioco, perché ti... non c'erano i trofei, non c'erano i plati, c'erano tutti questi piccoli bonus, queste piccole ricompense che erano bellissime. I trucchi sono fatti con lettere. Ma l'ho già sentita la voce, però non mi viene in mente chi è. Vista olfattiva, movimento, suggerimenti di Gaston, schizzo, interazione, colpo di coda e salto. Schizzo di cosa, scusami? Ah, ma questa è la versione PS3, non è neanche la versione PS2. Ah, ecco perché è a tutto schermo e non 4 terzi. Wow. Allora, curiosità mia personale. Ratatouille PS3. Vediamo quanto costa. L'ho trovato uno che lo vende solo il disco a 5 euro. Quasi quasi. L'abilità nel controllare i sapori ti permette di controllare il pranzo. Pranzo. Mentre con la custodia ne ho visto uno, versione tedesca, 8,50 euro. Ma io ho la versione PS2, ero convinto esistesse solo PS2 questo gioco. Oh no. Va bene, giochiamo la storia allora. Stai per iniziare una nuova partita, vuoi continuare? Ovviamente. Raccogli gli amuleti per accedere ad altre aree. Va bene, sono le chiavi in pratica. Questo gioco non so com'è strutturato, se ha un mondo aperto, se è diviso in livelli. Solo che appunto ce l'ho qua sul PS Now e era uno spreco non giocarci. Molto bello. Belli i periodi in cui la Disney ancora faceva i giochi. Veramente. Questo cos'è? Il primo mondo dei tutorial? Buono. Sei pulito, amico. Procedi. No, non è Stewie forse, ma l'ho già sentito. Butta, butta. Ehi, no. Fratellino. Hai finito? Quasi, papà. Possibile che un topo non possa lavorare in pace qui? Attento a non svegliare la vecchietta. Dobbiamo raccogliere quegli amuleti prima che finisca il suo sonnellino. Anche il fratello ho già sentito. Ci sono altri amuleti da raccogliere, ragazzi. Datevi da fare. Anche lui, assolutamente. Cielo, Neil, smettila di mangiare le nostre provviste. Remy, tieni d'occhio tuo fratello. Assicurati che lasci qualcosa anche a noi. Ma quanto è piccolo lui ora? Non era così alto il fratello, sbaglio? Perché cammini in quel modo? Perché con queste zampe ci mangio. Beh, fa pure, ma a papà non piacerà. Non sopporta che ti comporti da umano. Sì, lo so. Va bene, vieni, vieni. So dove trovare un po' di amuleti e strada facendo posso mostrarti qualche bella mossa. Va bene, ti ringrazio, fratellone. Benvenuto a casa di Remy, la fattoria Mabel. Qui scoprirai qual è il tuo ruolo all'interno del clan. Segui... Oh no, è invertito. Ah, perfetto. Allora, salta, colpo coda... Schizzo non sappiamo di cosa e cerchio non possiamo fare nulla. Questo è il naso, perfetto. Ma posso fare un doppio salto? Sì. Cioè, o meglio, non è un doppio salto, ma è un salto allungato, insomma. Ma ti prendi danno cadendo. Oh no, che cosa brutta.
Va bene, questo è un amuleto, raccoglie il più possibile per sbloccare, salta con X, va bene. Allora, non ci perdiamo oltre e seguiamo il tutorial. Puoi dare una frustata con la coda per rompere le cose. Niente male, eh. Ah, lui! Dai, provaci. È Steve. Lui è Steve di American Dad. Ma poveri pulcini. Se riesci a colpirli. Ma poverino. Forza, su, provaci. Ma è Steve lui. Ok, nascondono qualcosa i barattoli. Hai sbloccato il pacchetto bonus. Sì, quanti rumori. Fantastico, no? Ci abbiamo anche 25 monete da raccogliere in giro. Questo è un peperoncino. E impara. A volte, gnam, se una cosa è troppo resistente, un colpo di coda non basta. Quindi devi usare qualcosa di più esplosivo. Posso raccogliere questi peperoncini e posizionarli dove voglio. E poi poggiare la bomba quando sono pronto a usarla. Ah. Bene. Ma come? Ma dai! Perché un peperoncino? Comunque, come sai tutte queste cose? Il mio sapere non ha limiti. Vabbè. L'unica cosa senza limiti di te nel tuo stomaco. Tuo, ecco. Non ci è rimasto male, ma poverino. Comunque. Puff. I peperoncini come bombe nucleari, però. Guarda, mi mancava come cosa. Altro amuleto. Ops. Quel legno deve avere qualcosa che non va. Attenzione, luminoso. Sembra che dovrei costruirti un ponte. Prova a colpire quell'altra asse. Ecco fatto. Madonna, comunque è fatto bene. Ma dai. Sì. Ah, L1 mi fa vedere la strada in pratica, ok. Questi cosi sono facili da usare. Basta saltarci sopra e via. Certo, Steve. Questi invece devi tenere premuto. Per usare questi trampolini devi prima tenere premuto salto e poi rilasciare. Ok. Ma povero. È morto? Proviamo ancora, per favore. Adesso viene catapultato. Adesso usa lo stesso trampolino per raggiungere. Va bene, fratello. Allora, prima di tutto, ecco fatto. E mentre questo invece, ehi, sali su. Teniamo premuto. Eccoci qua. Fammi indovinare, quando qua possiamo arrampicarci. A un tubo, salta verso di esso e afferralo. Così. Clic 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 clic. Eh sì, certo. Fatto questo, puoi arrampicarti. Comunque questo gioco mi ricorda molto Stuart Little della PlayStation 1. È molto simile. È molto molto simile. E questo? Ok. Devo togliere di mezzo queste cose. Ma toccarle è troppo pericoloso. Quindi sta attento. Questo serve a respingere tutti gli sciami, così puoi passare tranquillamente. Cos'era? Ah, ok, stavo dicendo cos'è. Adesso provaci tu. Ma dai, stronzo. Ma scusami. Andate via. Devo passare. Ma poi sciami di cosa? Cosa sono, pulci? Credo che non fosse contato che io lo tenessi in mano in questa scivolata. Non capisco il... Ok, ci sono le cure dentro, perfetto. I barattolini di fragole c'hanno le cure. E quindi? Ah, ora posso andare per il conto mio? No. Qui. Sì, lo so, cosa posso fare? Ah, ok, voleva solo che... Voleva che io gli dimostrassi di aver capito, va bene. Qui invece dov'è il peperoncino? Devo andarlo a riprendere, ovviamente. Ecco fatto. Allora. Ecco a te. Perfetto. Occhio che sta per scoppiare, eh. È molto Stuart Little questo gioco. È veramente Stuart Little della PS1. Puoi usare questi per spostarti in fretta.
se vuoi saltare in cima, basta fare così. È la comic relief lui. Attraversare zone pericolose. Boing, boing, boing. Ma dai! A parte che non so che insetti siano. Senza contare che è molto divertente. Ah, ora vediamo se sei aggraziato quanto me. Adesso cade. Ah, ok, no. È incredibilmente, però, è vero. Cioè, è incredibilmente bravo, comunque. Usa sta palla. Scusami. Perché non riesco ad usarla? Salta verso e premi. E scusami. Ah, ok, non andava. Sai cosa? Io adesso li uccido tutti perché state sulle palle di odio, maledetti. Ecco qua, vieni qui, 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 qui. Dove vai? Porca troia, vi ammazzo tutti. Vieni. Uno. E no, manchi solo tu. Beccati questo. Ecco fatto. E possiamo distruggere anche. Ecco qui, gli oggetti. Che è sto rumore? Che state combinando? Che stanno facendo? Che è sto rumore? Un'altra amuleto. Stavo per dire un'altra moneta. Quelli sono piccioni. Allora, vedi quel bel scintillio? Beh, se ci salti sopra, finisci esattamente dove vuoi andare. Ah, ok. Forte, eh? Sì. Boing, boing, boing. Ta-da! È interdetto lui. Ok, i piccioni però mi fanno qualcosa. Scusami. Ok, no, i piccioni non mi fanno nulla. L'importante è quello. No, troppo. Dovevo fare il doppio salto. Eccoci qua. Quando ci sei sopra devi mantenere l'equilibrio e fare attenzione. Se ti sbilanci, addio signor topo. Però è vero, c'è il danno da caduta, quindi è... Ma... Sì, va bene. C'è il danno da caduta, quindi è vero. No, di qua, di qua, di qua. Un po' di meno. Ecco fatto, ma ci sono i pulcini. Ecco carini. Ecco. Ma devo... Sempre tenerla l'equilibrio. Sì, devo continuare a tenerlo. Madonna. Ok, allora. Ma perché lui è uscito dalla finestra e io no? Mi ha fatto molto... Non so perché mi ha fatto molto ridere colpire il bullone. Mi diverto con poco, se no non giocherei con questi giochi. Allora, prima di tutto fammi vedere se da questo lato c'è qualcosa. Scendi per il tubo per raccogliere l'amuleto. Che non lo so. Oh, calmo. Ehi, scendi. Ok. Qua c'è qualcosa? Mi sembra di no, a parte i pulcini. Lo faccio per il clan. Sì, è così. Eh certo, come no. Ma posso risalire eventualmente se cado? In teoria credo di sì. In pratica non vedo nulla che mi faccia risalire. Quindi meglio... Non cadere a questo punto. Sta cosa dell'equilibrio comunque è fatta bene. Cioè, ci sono giochi che la meccanica dell'equilibrio è veramente terribile. Oh, calmo. Dove devo andare? Da questa parte. Eccoci qua, ciao. Osserva Remy. Afferra, tira indietro e rilascia. E lancia. E ora guarda come il maestro. Ma è una cannuccia. Ma dai, doveva... A parte che per il peso di quel topo veramente doveva sfondare la finestra. Quindi, usiamo la la rattapulta, madonna mia. Ale! Allora, prima di tu... Ah, ok, mi ha sbloccato anche la scorciatoia, tra l'altro. Allora, prima di tutto, visto che... Prima non lo sapevamo. Ecco qua. Sali. No, tieni premuto. Puff. Dai. Bella la mia ricompensa, eh. Un solo amuleto. Però me ne mancano un bel po', eh. Ce ne mancano 9. Va bene seguire il tutorial, ma immagino che il gioco... c'è un cane. Aiuto. C'è un cane.
Ma che carino, tra l'altro. Dicevamo, va bene seguire il tutorial, ma credo che il gioco voglia anche che io esplori per trovare tutti gli amuleti. Certo, adesso lì c'è il cane, non penso che ci possiamo neanche avvicinare. Più che altro mi urta che questa è la velocità massima. Forse. Usa la palla per raggiungere questo amuleto. Eh beh, certo. E allora usiamo la palla per raggiungere quell'amuleto, va bene. Ecco, qui passiamo con molta calma. Questo specie di questa specie di labirinto con la palla che continua a rimbalzare, ma nonna mia. Ecco qui, dopo tutto il tutorial, siamo i massimi esperti già di questo gioco. Ecco qui, non so che liquido sia quello, e sincero, non voglio neanche saperlo. Cos'è? Ma è il coso da cocktail, è bellissimo. Ok, immagino che devo tenerlo premuto, devo trovare un peperoncino. Ah, per scattare! No, scusami. Scusami, prima c'era scritto schizzare o scattare? Ma ci sono anche le pietanze da preparare. Ma che figata. Scusatemi, mi sto perdendo da tutt'altro mondo. Schizzo nel senso corri, non schizzo spruzza. Oddio, mi sento sporco. Sento sporco di aver anche solo pensato quello che ho pensato. E c'ho la stamina, ecco. Quest'erba ha bisogno di essere innaffiata. Trova la valvola. Ok, quindi dobbiamo trovare anche un oggetto per poter salire. Ma c'è uno scoiattolo. Un pezzo di merda. È mio. Stardo. Ok, se lo colpisco sparisce, ok. Pezzo di... mio. Hai capito? Mostro la mia dominanza prendendoti a codate. Bastardo. Hai capito lo scoiattolo? A parte che si è mangiato una valvola. Si è mangiato la valvola intera. Ecco qua. Ovviamente, guarda. Dobbiamo schizzare sull'acqua. Come faccio a salire? Non capisco se sono scemo io o cosa. Perché vedo che è blu, però non mi ci fa salire. Vedi, è blu ma non mi fa... non è che mi ci fa salire. Comunque, prendiamo il peperoncino che c'era qui e lo mettiamo qua. Puff. La cosa che i peperoncini esplodono mi fa in qualche modo morire. Pezzi di merda. Sta molto attento, ma... what? No, dai. Ah, ma dai, ma me l'hanno chiuso. E dove li trovo altri tre amuleti? Bella domanda. Uno è sicuramente qua. Dobbiamo trovarne altri due almeno. Ehi, topino, stai attento. E come mi libero di questi? Vabbè, l'importante è che sono riuscito a prendere l'amuleto. Me ne servono altri due. Sto picchiando dei pulcini usando una palla, comunque, vorrei dirlo. Vabbè, andiamo alla ricerca di altri amuleti. Chissà dove sono nascosti. Qua c'è un pezzo degli scacchi, per qualche motivo. Qui c'è la tana. Vediamo se qua magari c'è qual... ah, aspetta! Qua abbiamo già trovato un pezzo degli scacchi. Eccolo qui. Tieni, vediamo se mi dà già un pezzo. Grazie, hai vinto la partita. Perfetto. Vediamo la rattapulta se ci fa andare da qualche parte bella. Questo è rosso però, vuol dire che ci farà saltare più in alto, sicuramente. Ecco, addirittura. Addirittura ce n'erano tre, perfetto. Allora, con calma, calmo. Calmo. Maledizione. Eccoci qua. Oh, oh, calmo. Più che altro torna dritto. Caspita. Più che altro, essere un vero chef, quando finisce il percorso, cade di sotto in automatico. Comunque abbiamo ottenuto i 20 amuleti. Andiamo di là. Questa cosa può essere pericolosa, dobbiamo ricordarcela. Cioè, se finiamo un percorso tipo la corda, lui salta in automatico giù. Dobbiamo fare attenzione. Perché vorresti tornare quassù? Beh, ho bisogno del tuo aiuto. Va bene, e come? Questo è il ricettario di Auguste Gusteau. Il mio chef preferito. Contiene tante allettanti prelibatezze. Certo. Oh, Remy, non credevo che tu sapessi leggere. Ora però pensiamo a prenderlo. Dopo ti spiego.
Oh no, è caduto dentro. Ma poi la signora usa... usa un libro come ferma, come ferma finestra? No, ti prego, non dirmi che esce col fucile la vecchia. Ma dai! Porca troia! Direttamente dalla guerra mondiale la vecchia. Scappiamo! Moriremo tutti! E infilati sotto come nel film. Ah, ecco. Beh, non è che proprio andava così, però. Corri, Remy, corri. Run! Run for your life! Ah, proprio così? La vecchia! La pazza! Ok. Brava signora che ci apre la via. Cioè, alla fine non stiamo facendo... cioè, non ci sta neanche provando a colpirla, vecchia. Aia, che male. Aiuto. Saltare lì. Madonna. Attenzione. Ma credo che la vecchia non ci spari perché non vuole rompere il libro, eh. Aiuto, ci ha già quasi preso. Dai, salti, perché non salti? Maledetto topo. Aia, che male. Salta però! Perché si blocca a caso? Maledetto! Come fa la vecchia? Prenderci già adesso è un miracolo. Basterebbe che ci schiaccia. Cioè veramente, la vecchia potrebbe schiacciarci sotto i suoi piedi vecchi, eppure non ci ha ucciso. Ecco, in acqua. Il libro! Prendilo, Remy! Addio, vecchia! Boom, baby! Abbiamo aumentato la vita? E vai!